Buonasera amici telespettatori e benvenuti al Palla Luciano Anselmi per questa prima giornata di campionato girone di Serie B tra Real Fabbrica di Roma e Città di Anzio. Il fischio d'inizio del direttore di gara, partiti, inizia. Calcio di punizione per il Real Fabbrica, già battuto da Morandi. Santo Massimo, pallone verso Stentella. Santo Massimo. Santo Massimo, il destro e Radaelli scambia con il compagno, poi ancora il numero 13 della compagine ospite. Stentella, Santo Massimo, Real Fabbrica recupera il pallone secondo il direttore di gara senza commettere fallo. Lopez, allora Lopez prova un dribbling sulla fascia sinistra del campo, poi c'è il fischio dell'arbitro del pivot, il quale con il mancino ha cercato di sorprendere Valerio Barigelli, senza fortuna. Radaelli, allora Terenzi, pallone sul destro, scambio con il compagno, ancora il numero 8 dell'Anzio, Radaelli, sfera che arriva sul secondo palo dove c'è l'inserimento di Daniel Araujo che mette a segno il gol. Massimo, Radaelli, ancora il numero 13 dell'Anzio, De Camillis, Santo Massimo, pallone sul mancino, il tiro, Andrea Musilli, Santo Massimo, Frigerio verso Musilli, De Camillis, Frigerio riesce a non farsi portare via il pallone nonostante avesse due uomini su di lui. De Camillis ancora per Frigerio, pallone sul destro, la conclusione, lo grasso. Santo Massimo sul pallone, prende la rincorsa, parte Santo Massimo, pallone sulla barriera, Frigerio, allora Santo Massimo, De Camillis, Proietti, Proietti si gira con il sinistro, il pallone che se Santo Massimo, allora pallone verso Stentella, lo scambio ancora con il numero 23 del Real Fabbrica, di nuovo verso Stentella, viene messo giù, tutto regolare secondo l'arbitro. Dall'altra parte Radaelli con il destro, pallone che tocca Santo Massimo, Paolucci, ancora Paolucci in mezzo a due, Paolucci in mezzo a tre, il destro, pallone deviato, Santo Massimo, e c'è il gol che pareggia la partita, 1-1 il Real Fabbrica mette a segno il gol del Piera. Parte la conclusione, pallone murato. Lo Grasso, De Camillis, Paolucci, Paolucci, pallone che sfiora il palo. Ha problemi a farlo suo. Radaelli, allora. De Camillis, Paolucci, Paolucci, il destro, pallone che prende il palo alla fine. De Camillis non riesce nel tapin. Radaelli. Lo scambio con il compagno. Ancora il numero 13 dell'Anzio, di nuovo verso Araujo, Santo Massimo, Paolucci, ancora Paolucci, e c'è il contropiede in questo caso dell'Anzio con Zullo, la chiusura di Frigerio, di Barigelli. Termina qui la prima frazione di gara, 1-1 tra Real Fabbrica d'Anzio. Partiti, riprende il gioco al pallone. Del match, sempre 1-1 il parziale. Stentella, ci prova ancora Stentella, la conclusione, la Santo Massimo proverà la battuta a rete, parte il numero 23, pallone verso Frigerio, il destro e sfera che termina alta. Santo Massimo prova ad andare in dribbling, ancora Santo Massimo, pallone sul destro, Frigerio! E c'è il gol poi dell'Anzio, ancora una volta a mettere il pallone in rete, è il numero 10, Daniel Araujo. Di Anzio. Musilli, colpo di testa. Frigerio. Frigerio. Ci prova con il mancino e trova un gol importante.
importantissimo per il Real Fabbrica, sotto l'incrocio dei pali, lo mette a segno Stefano Frigerio, il risultato è di 2-2. Bonetti, Radaelli, ci prova con il destro e trova un gol meraviglioso, all'angolino, non può nulla, Valerio Barigi. Pistidda, Pistidda, il mancino, Santo Massimo, in buca per Paolucci, l'uscita ottima di Lograsso che... Santo Massimo, non riesce a servire Paolucci, e allora Radaelli, Radaelli in zona tiro, pallone verso Zullo che calcia da due passi, ma ancora una volta uno straordinario Valerio Barigelli. Si preparano intanto Terenzi e Pistidda a bordo campo per Lanzio. Frigerio, pallone verso Santo Massimo, Paolucci, Santo Massimo, Lograsso può ripartire. Ancora Anzio, De Camillis, Integel non riesce a chiudere. Lanzio con il mancino, il tiro e poi c'è il gol di della numero 13, del Lanzio. Che me... E Real Fabbrica prova il portiere in movimento. Morandi. De Camillis. Frigerio, Frigerio, non c'è il tapin vincenzo, ma non c'è più tempo, finisce qui, Real Fabbrica 2, Anzio 4, termina in questo modo la prima partita di campionato del Real Fabbrica. E allora siamo con Alessandro Morandi al termine del match. Allora Alessandro, voglio chiederti subito le impressioni a caldo dopo il debutto stagionale. Che impressioni do? Sicuramente questa è una partita che... è brutto dirlo, ma è stata condizionata da un arbitraggio non all'altezza. Sono due squadre che hanno investito tanto, noi abbiamo investito tanto, loro hanno una signora squadra, non hanno rubato nulla. Dopo un minuto e mezzo non si può dare un'espulsione diretta a un giocatore per un contrasto di gioco, reazione o reazione, però non è possibile dopo un minuto dare un'espulsione a un giocatore come Dario Lopez. Loro sono andati avanti su quella superiorità numerica, noi abbiamo rincorso tutta la partita. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare fino al 2-2, perché la partita abbiamo dominato a tratti, il portiere loro credo sia stato il migliore in campo e poi dopo il 2-2 ci siamo persi, sia in atteggiamento difensivo che offensivo. Abbiamo deciso di giocare un po' singolarmente, poi queste sono cose che analizzerà il mister, tutti quanti noi, e nel momento che giochi singolarmente una squadra con la qualità loro la partita se la porta a casa. Dobbiamo crescere, prenderemo questa partita come lezione, però sicuramente chiediamo più rispetto, mi sento di chiederlo anche da chi si allena due mesi e vede un arbitraggio del genere, che è una cosa vergognosa per questo sport. Allora Morandi, dici prendiamo questa partita come una lezione, che cosa avete imparato dunque dopo questo scontro e a cosa vi servirà la sconfitta di oggi? Guardate che siamo una squadra comunque forte, perché giocavamo contro una squadra attrezzatissima, se non la migliore, una delle migliori del girone. Ci siamo resi conto che siamo una squadra forte, però questo non basta, dobbiamo essere una squadra quando giochiamo. Ci siamo andati un po' strappi, soprattutto quando l'avevamo ripresa, paradossalmente, e nel momento che abbiamo mollato un atteggiamento di squadra abbiamo perso la partita. Allora, non è lì sì molto lucida quella di Morandi, un'ultima domanda, quali sono gli obiettivi della Real Fabbrica per la stagione appena iniziata? La società che ha investito, perché parla a nome della società, è quella di provare il salto di categoria. Sappiamo che dobbiamo provare a entrare nelle prime tre, lo dobbiamo fare per tutta questa gente che ci viene a vedere e anche per noi stessi, e ci proveremo. Certo, ripetite, vogliamo giocare alla pari, quindi serve più lucidità nel mandare gente arbitrale, perché dobbiamo essere all'altezza. E allora per me può bastare così, rinnovo i miei complimenti ad Alessandro Morandi e a tutto il Real Fabbrica. Appuntamento alle prossime partite, grazie.